sono Virginia Foderaro, la direttrice editoriale di Edizioni Opposto, è una casa editrice romana, e abbiamo 2 anni di vita, quello che noi stampiamo è la poesia di poeti emergenti e racconti, raccolte di racconti, abbiamo iniziato con i romanzi, e abbiamo fatto il primo romanzo di una giovane scrittrice che sta andando molto bene, si chiama Ignoranti Sentimentali, lei è Diana Alessandrini. Diciamo che è stato un po' un lancio su un nuovo genere che comunque per un piccolo editore è molto impegnativo. Noi questa sera presentiamo questo libro di poesie che si chiama Codici e Parenti, che è un bellissimo libro di poesie di Giuseppe Mantovani, che invece sembra davvero aver trovato, cioè, la sua vena poetica e averla espressa sul serio in maniera competente. Quello che tengo a dire appunto è la nostra attenzione ai giovani poeti, per questo abbiamo anche, ormai è il 5° anno che facciamo un'agendina poetica che si chiama 365 ed è la nostra agendina letteraria nella quale così con l'espediente di una agendina che è qualcosa che va in una borsetta riusciamo a far conoscere anche gli esordienti, questi giovani poeti che magari hanno voglia di farsi leggere ma nessuno comprerebbe mai, magari invece con un oggetto simpatico che generalmente lo facciamo in vari colori a un prezzo davvero contenuto riusciamo a farli leggere. Ciò che mi preme dire del libro di Giuseppe Mantovani, che è appunto Codici e Parenti, che è una poesia che non apparentemente non vuole svelare punti di vista inconsueti o assolutamente dirompenti, ma è una poesia che si occupa delle piccole cose. Poeti non si diventa, diciamo che poeti è una condizione, chiamiamola condizione, nel senso che è una vocazione dove, in cui ognuno trova nella sua vita un momento o dei momenti in cui trova questi spunti. Lezione sul mare. Quasi la lezione è finita, in uno spazio confinato, dove riporre etichette inzaccherate e bicchieri di latta da riempire con la schiuma dell'acqua marina. Un bagaglio separato per i poveri è un libro di incantesimi in rima, in trasferta, senza rimpianto, incurante tra le tue braccia sottili, sopra un angolo di terra ridottissimo, dove il fuoco rimane sempre acceso. Mattine di nubi e di vento, raccogliendo ogni cosa dignitosamente, le mie scarpe, gli abiti gualciti, la tazza preferita del caffè, nelle mattine infatuate di nubi e di vento, tra glicini colorati di penombra, sarò l'unico passeggero della solitudine. In conclusione, quindi, alla fine possiamo dire poesia di poesia, un libro di incantesimi in rima, furto di rilevanti atomi, insensibili tracce di tempo e di dolore. Poesia di poeta corvo, indaffarato a radunare segreti sospiri di vento. Poesia, forma originaria, scaturita in un tempo impercettibile. Grande poesia. Ora posso dire bella poesia.